Costato quasi 3 milioni di euro, e quello che doveva essere un volano per lo sviluppo del territorio è una cattedrale nel deserto. Lo scalo merci di Melissano oggi viene utilizzato per chi vuole fare footing, ma dei segni comparsi di recente fanno pensare che l'area venga utilizzata anche per altro. È forte il sospetto che queste strisce siano state realizzate per qualche esercitazione di guida. Qualora dovesse essere confermato, resta poi da capire se tutto viene svolto secondo norma di legge, perché sono tante le insicurezze presenti in quest'area, come questa buca che possiamo inquadrare profonda diversi metri, un paio di metri. Lo scalo, inaugurato nel 1996, non sarebbe mai stato completato e tutt'oggi è abbandonato, con il serio rischio di farsi male per chi ci entra.